I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God. Yo Fifione, bentro che su un nuovo video. Oggi siamo qua finalmente per un nuovo video, stavolta in tema Fortnite, ma non andrò a giocare una partita, bensì mi andrò a spiegare come avere la Renegade Rider nel 2021, perché molti credono che non ci siano modi per averla, ma effettivamente un modo c'è. Il modo si chiama Fortnite cinese. Però prima che vado a spoilerare il tutto, lasciate un mi piace al video, andatevi ad iscrivere e andate su Instagram a cercare la page con cui sto collaborando di recente per tutto sul calcio. Sono fantastici, quindi a breve uscirà un video con loro, cioè non con loro di persona, però loro mi aiuteranno a fare il video. Quindi, detto questo, possiamo passare al vero contenuto di oggi, ovvero come avere la Renegade. Allora, è semplice, non del tutto semplice, però comunque, allora, la Renegade si può trovare in una nazione che non è la nostra, ma in una sola nazione al mondo, la Cina. Perché? La Cina ha avuto Fortnite dopo, se non sbaglio, 5 season, quindi non ha avuto modo di accedere alla season 1, season 2, season 3, season 4 e tutti i pass vari. Quindi l'Epic Games cosa ha fatto? Per rimediare a questo, ogni giorno escono balletti o skin che da noi non uscirebbero mai, come per esempio nello shop esce il Cavaliere Nero, esce Floss, Take the L e molte altre cose appartenenti alle vecchie season, come anche la Renegade. Effettivamente la Renegade Rider. Come fare a scaricare il Fortnite cinese? Allora, o lo scaricate tramite dei programmi speciali, ovviamente ci sono tanti video su YouTube anche in inglese, però sono comunque capibili. Oppure scaricarci un VPN. Cos'è un VPN? È un servizio di Virtual Private Network, VPN per l'appunto, e vi consente di navigare in alcuni altri paesi, cioè tra virgolette, vi permette di andare nei server di alcuni di altri paesi, come per esempio la Spagna, come per esempio gli Stati Uniti, dove magari potete trovare cose in sconto. Magari, che ne so, volete un paio di scarpe che in Italia costano 500 euro, magari all'estero le trovate a 400, 350. Questo è un esempio. Tante volte anch'io stesso ho usato VPN, come li usa mio babbo, come li usa mia mamma. Allora, per usare il VPN dovete cercare un servizio che offre proprio il VPN. Quindi spostarvi dall'Italia alla Cina per accedere a Fortnite come effettivamente lo hanno in Cina. Poi, se non credete a quello che sto dicendo,
se la trovo, vi lascio una clip di un utente cinese che ha postato questo video su TikTok dove effettivamente faceva vedere sei un perdente, take the L nel negozio. E spero che dopo questa mi crediate, che è la prova schiacciante che Fortnite in Cina è diverso da come lo vediamo noi. Come per esempio alcune skin hanno dei tratti somatici che qua in Italia non si trovano. Quindi magari non le rende con una grafica più da cartoon come quella di Fortnite, ma magari un pochino più reale, sì, più reale, per così dire. Quindi dopo questa spiegazione, raga, per questo video è tutto. Io spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate instant il tasto lampadellina, Instagram e Telegram, qua sotto in descrizione, anche TikTok. Quindi, raga, ci vediamo al prossimo video.